Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pane al basilico. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore circa. Gli ingredienti sono basilico tritato, latte, zucchero, lievito di birra fresco, farina di tipo 0, semola, olio e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, lo zucchero e il lievito e lo facciamo sciogliere per 2 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo la farina di tipo 0, la farina di semola, il basilico, il sale e l'olio. Facciamo impastare per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferiamolo in uno stampo a ciambella ben oliato. Facciamo lievitare in forno spento per almeno 1 ora e 30 minuti. Il pane è ben lievitato, cuocere in forno preriscaldato statico a 160 gradi per 25-30 minuti circa. Il pane è cotto, lasciamolo intiepidire prima di rimuovere dallo stampo. Pane al basilico. Grazie e alla prossima ricetta.